Nome d'Incanto è il nuovo corso di arte e immagine per la scuola secondaria di primo grado, progettato e realizzato in collaborazione con Ericsson e il MART. Un percorso a misura di studente, totalmente inclusivo, grazie alle pagine a colpo d'occhio, alle sintesi in carattere certificato e alle mappe di fine unità. Le immagini di qualità e di grandi dimensioni fanno leva sul bello dell'arte per coinvolgere e motivare i ragazzi, così come il tono narrativo del testo. Le pagine in dialogo con l'opera propongono un approccio empatico di relazione libera e diretta con l'opera, che stimola interesse e domande e permette agli studenti di avvicinarsi all'arte con naturalezza, in modo attivo e spontaneo, imparando al contempo a ricercare le informazioni, dialogare con l'arte e sapere dove andare a cercare le risposte. Spazio alla creatività già nel volume di storia dell'arte. Per ogni periodo studiato, un'attività creativa a cura di Ericsson consente di mettere in pratica e lavorare a partire dalle caratteristiche dell'arte dei vari periodi e stili. Il volume A, Comunicazione visiva e creatività, è stato realizzato con il contributo di Valentina Scagnolari, autrice, illustratrice e YouTube content creator. Le attività creative di Valentina Scagnolari sono coinvolgenti, originali e ben guidate, con materiali di facile reperibilità. Il volume C, Esercizi d'arte, è a cura di Carlo Tamanini, responsabile dell'area educazione del Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, dove organizza e gestisce laboratori per giovani e adulti. L'approccio di Carlo Tamanini sviluppa un percorso che mette i ragazzi in relazione con l'arte in modo innovativo e motivante. Un corso per includere, coinvolgere, creare. Per innamorarsi dell'arte così come d'incanto.